i ricchi e poveri, ecco quanto prendono di pensione. I ricchi e poveri sono tra i cantanti più chiacchierati del momento. La loro canzone, Ma non tutta la vita, è diventata amatissima da tutti ed apprezzata anche dai giovanissimi. Nel corso di molte interviste, Angela Brambati ed Angelo Sozzu hanno parlato di loro, dei loro progetti futuri ma anche della pensione che riscuotono ogni mese. Angela ha 76 anni, mentre Angelo ne ha 78 e per questo motivo entrambi hanno diritto a riscuotere mensilmente la pensione. I due hanno comunque dichiarato di non avere nessuna intenzione di ritirarsi. Finché la salute li assiste e finché la gente dimostra affetto verso di loro, non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Soprattutto in questo momento così importante della loro carriera in cui si stanno facendo conoscere anche da un pubblico di giovanissimi, anche grazie ai loro video sui social network e al tutorial per insegnare a ballare, ma non tutta la vita. Ad ogni modo, nell'intervista i due hanno sottolineato di ricevere una pensione piuttosto bassa rispetto a quanto hanno versato. Infatti, Angelo e Angela hanno dichiarato che hanno ogni mese una pensione che ammonta circa ad un migliaio di euro. Anche loro rientrano quindi tra i volti dello spettacolo che, pur avendo avuto dei guadagni molto elevati nel corso della carriera, non hanno avuto una pensione altrettanto elevata. Dopo il Festival di Sanremo, i due cantanti hanno assicurato di non avere nessuna intenzione di fermarsi. Infatti, non sono affatto in pensione. In programma c'è il tour, ospitate, soprattutto nei festival estivi nel prossimo futuro, e tra i loro sogni c'è anche quello di realizzare un documentario sulla loro storia. Angela Brambati ed Angelo Sozzu stanno anche pensando di diventare protagonisti di un musical, ma questo succederà nei prossimi anni. I due hanno in programma un centinaio di concerti all'anno ma, nell'intervista, hanno assicurato che non è affatto stancante e non rappresenta un problema per loro. La parte più difficile da affrontare è quella che precede il momento di salire sul palco, tra attese e viaggi. Nel cuore di entrambi è rimasto anche Franco Gatti, scomparso negli ultimi anni dopo essere stato fin dal principio uno dei protagonisti dei Ricchi e Poveri. Angela ed Angelo hanno dichiarato che lui è rimasto sempre nel loro cuore e cantano anche per lui, come se fosse ancora lì con loro. Assieme ai Ricchi e Poveri ci saranno anche i tanti nuovi fan. Voi che cosa ne pensate? Sapevate questi dettagli sulla pensione dei due cantanti e vi piacciono? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.